il ministro D'Alia che ha sentito e ha seguito la relazione. Come va? Allora, come va? Mi ha detto fammi una domanda di riserva, no? Però una domanda la facciamo subito prima di sentire il ministro D'Alia, gliela voglio fare perché poi l'attualità, come dire, irrompe e fa parte poi anche dei discorsi che facciamo e che dobbiamo e che si incastrano stasera. Che succede? Riparte questo governo, questo cambio di passo, la ripartenza? Intanto le chiedo, ci sarà? Come sarà e si può fare una ripartenza anche considerando che molti chiedono lo shock, no? Ma lo shock senza risorse è difficile da farsi. E questa era la domanda di riserva, diciamo. La Grazie. Domanda buona era questa. Figuriamoci il resto. No, intanto un ringraziamento a Confimpresa Italia e in modo particolare un saluto affettuoso, un ringraziamento a Guido D'Amico, non solo e non tanto perché è presidente, ma perché diciamo ci legano purtroppo per lui e per noi rapporti ormai antichi di amicizia e anche di comune impegno diciamo sociale e politico quando eravamo ragazzi, quindi per me sì, insomma, diciamo, avevamo qualche anno in meno diciamo e anche qualche chilo in meno. E quindi per me è un piacere quando Guido, con cui peraltro abbiamo collaborato in questi mesi, con l'associazione che rappresenta sul tavolo delle semplificazioni, mi ha chiesto di venire, l'ho fatto volentieri per dare un saluto e per fare qualche brevissima considerazione perché ovviamente non voglio sottrarre tempo al vostro dibattito e alla vostra assemblea e credo che giustamente bisogna partire dalla situazione nella quale ci troviamo. Credo che non sia né simpatico né gradevole né per gli italiani né per chi ha responsabilità di governo dover governare un paese sulle montagne russe, perché questi 8 mesi del governo presieduto dall'amico Enrico Letta sono stati mesi molto complicati, non solo perché siamo stati chiamati noi, ma prima di noi anche, come sa l'amica Stefania Monti, a gestire una delle crisi più difficili della storia del nostro Paese, e lo abbiamo fatto in una condizione in cui ad esempio a giugno abbiamo dovuto trovare circa 2 miliardi e 200 milioni di euro per coprire la cassa integrazione, proprio perché l'effetto devastante della crisi sulle imprese piccole, micro, medie e grandi è stato tale da dover triplicare gli stanziamenti di bilancio per sostenere chi ha perduto il lavoro e per sostenere quelle imprese che ovviamente hanno subito come dire, la crisi in maniera violenta nel nostro mercato. Siamo dovuti intervenire anche in altri settori e tutto questo lo abbiamo fatto mentre contemporaneamente nell'area politica del cosiddetto centrodestra si è verificata una scissione e lo abbiamo dovuto fare nel mezzo di un evento importante, e cioè il congresso del Partito Democratico, con tutte le discussioni interne a quella, giustissime, interne, rispettabilissime, interne a quella forza politica. Il che significa che il governo ha subito in questi mesi ovviamente tutte le tribolazioni anche di natura parlamentare legate a vicende politiche che sicuramente hanno inciso e continuano ad incidere profondamente anche sulla condizione di stabilità economica e istituzionale del nostro Paese. Noi abbiamo forse a volte anche difficoltà a ricordare da dove siamo partiti. Noi siamo partiti nel febbraio scorso con un risultato elettorale che non ha dato un vincitore. E siamo partiti da una crisi istituzionale profonda del nostro Paese, perché per la prima volta nella storia repubblicana del nostro dell'Italia un Presidente della Repubblica è stato richiamato in servizio per fare un secondo mandato e lo si è fatto sulla base di un patto con tutte le forze politiche, fra virgolette, responsabili. Un patto che era quello di non belligeranza, di una tregua nello scontro politico tra fazioni opposte,
per consentire al nostro Paese di godere di un periodo di stabilità nel quale fare una profonda riforma del sistema politico, una profonda riforma delle nostre istituzioni e una serie di interventi in materia di politica economica che potessero accompagnare e sostenere il nostro Paese fuori dalla recessione permanente in cui si è trovato. Ora, io non voglio fare qua il gioco di chi dice, andiamo a vedere chi ha rotto questo patto, che cosa è successo, cosa non è successo. I fatti testimoniano che a distanza di qualche mese da l'impegno che in maniera solenne tutte le forze politiche responsabili hanno assunto in Parlamento, rieleggendo Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica e dando vita ad un governo di tregua nazionale rispetto al casino delle ultime elezioni politiche, mi si passa il termine non proprio tecnico, e dopo un paio di mesi è ricominciata la sarabanda. Questo è il punto. Noi stiamo facendo il nostro lavoro e lo stiamo facendo con serietà e con responsabilità, senza raccontare chiacchiere e bugie in giro. E non accettiamo lezioni da nessuno, anche se vengono da pulpiti qualificati come quello di Confindustria. Perché io penso che ciascuno debba saper fare il proprio mestiere. E quindi è giusto che ciascuno rappresenti categorie di interessi, ma faccia questo e chi rappresenta gli elettori faccia politica e rappresenta gli elettori. In questo Paese la confusione e i giochi di ruolo sono diventati così tanti che poi i cittadini non capiscono, anche perché devono eleggere un Parlamento democratico che dovrebbe prendere decisioni che sono strategiche per il futuro del Paese. Io non so se ho risposto alla tua domanda, però credo che se dovessimo fare una previsione in termini di totocalcio, oggi io direi che sul futuro c'è un 1, un X e un 2. Chiuso questo aspetto, io ho colto nei temi e nelle relazioni che voi affronterete nella vostra assemblea di questi giorni una delle questioni che ovviamente riguarda la mia responsabilità, e quindi non intendo sottrarmi a questa mia responsabilità nella discussione su un tema che credo sia centrale per lo sviluppo del Paese. Guardate, la crescita della burocrazia in Italia è direttamente proporzionale alla crisi della sua classe dirigente, cioè la burocrazia ha svolto e svolge un ruolo di supplenza indebita che oggi è diventata anche una forma di prigionia degli interessi generali. Questa riflessione io penso che noi la dobbiamo fare, perché anche qui avere memoria corta non serve. Nel nostro Paese, negli ultimi 12 anni, la spesa pubblica è cresciuta di 3 punti percentuali di PIL ed è cresciuta per una cosa che si chiama titolo quinto, parte seconda della Costituzione. E in questo Paese per 10 anni tutti, nessuno escluso, dai principali quotidiani che fanno opinione, ai giuristi, alla dottrina, alla pubblicistica, al bar, alla Lega e così via, ci siamo innamorati del termine federalismo, e su cui ancora oggi non sento autocritica da parte di nessuno. Noi abbiamo scassato il sistema istituzionale e il sistema amministrativo del nostro Paese, facendo crescere le burocrazie, non solo quelle statali, ma tutte le burocrazie, e facendolo non come si fece nella seconda metà degli anni 70, quando sono nate le regioni e lo Stato ha delegato e trasferito funzioni proprie alle regioni, chiudendo gli uffici centrali e trasferendo risorse e personale. No, i ministeri sono rimasti tali, anzi, per non chiuderli, tipo la sanità, l'agricoltura e così via, perché le competenze sono passate in via esclusiva alle regioni, ci siamo dovuti inventare, anche per una ragione di interesse nazionale, ministeri di coordinamento delle politiche agricole, perché il paradosso del nostro Paese è che noi abbiamo un sistema economico in cui l'agricoltura tira ed è in controtendenza rispetto ad altri settori economici, e però ci presentiamo in Europa con 20 piani di sviluppo rurale. E ci presentiamo ovviamente con 20 assessori regionali, giustamente, ciascuno dei quali tutela un interesse legittimo, ma che rischia e il più delle volte non fa sistema. E ci presentiamo con 20 burocrazie regionali in un settore in cui il sostegno alle imprese agricole dovrebbe essere, come dire, il pane quotidiano.
E se poi ci presentiamo lì e ci troviamo di fronte una burocrazia europea che, insomma, al cui confronto quella nazionale è fatta da Boy Scout, ci rendiamo conto della condizione nella quale il sistema paese si trova. Allora noi siamo arrivati al punto in cui dobbiamo fare un'operazione verità su questo, perché le politiche di semplificazione e di sburocratizzazione sono importanti e dal 2008 ad oggi io non voglio attribuirmi meriti che non ho, dirò quello che abbiamo fatto noi e dirò quello che hanno fatto gli altri, brevissimamente, anzi fammi segnale quando devo chiudere, ma dal 2008 ad oggi ci sono intervenute una serie di normative che sono servite in qualche modo a semplificare le nostre burocrazie. Voi sapete, Guido lo sa, gli amici di Confimprese lo sanno, quelli che sono venuti al tavolo delle semplificazioni e che con noi e col nostro Dipartimento stanno lavorando anche a misure che il Governo intenderà adottare nelle prossime settimane, ulteriori misure di semplificazione. Voi sapete che sostanzialmente gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese del nostro Paese sono quantificati in 31 miliardi di euro. Bene, se tutte le misure legislative che sono state adottate dal Parlamento italiano dal 2008 ad oggi fossero tutte pienamente attuate, questi oneri sarebbero già ad oggi ridotti di un terzo, cioè gli oneri amministrativi sarebbero ridotti di circa 9 miliardi e mezzo di euro. Perché questo è avvenuto solo in parte? È avvenuto solo in parte perché queste misure di semplificazione che ha adottato il Parlamento sono state affidate in parte, per alcuni settori, nella loro attuazione a successivi decreti ministeriali di attuazione. Allora, come si può pensare che il tacchino voglia festeggiare il Natale da solo? Come si può pensare che un burocrate possa attuare una norma che gli toglie una competenza? Io penso che non sia possibile. E ad esempio, se devo, così non parlo male degli altri governi, parlo male di me, noi nel decreto legge del fare abbiamo introdotto una serie di misure di semplificazione amministrativa che hanno determinato riduzione di oneri accertati e stimati a carico delle imprese per circa 500 milioni di euro. C'è un settore nel quale noi siamo intervenuti con misure di semplificazione che riguarda soprattutto voi, e cioè la sicurezza sul lavoro, perché mi sembra assolutamente idiota pensare che un'impresa di 3 persone, di 5 persone, di 10 persone, un cantiere di 50 metri quadrati debba avere gli stessi oneri, gli stessi adempimenti, tutti cartacei, poi, perché ciascuno poi si mette la coscienza a posto con la piccola relazione, pari a chi ha un grande complesso industriale. E io a volte ho il sospetto che tutto questo sia stato fatto per alterare la concorrenza. Allora, noi abbiamo introdotto misure di semplificazione in questo settore che però il Parlamento ha modificato. La collega De Camillis lo sa perché ha seguito insieme a me, e la ringrazio, è stata anche vittima, diciamo, del lavoro che abbiamo messo in campo insieme. Hanno modificato, condizionando l'attuazione di queste disposizioni, una serie di decreti ministeriali. Questa è l'unica parte del decreto legge del fare che noi ancora oggi non siamo riusciti ad attuare, su cui intendiamo nel prossimo Consiglio dei Ministri surrogare quei burocrati che non intendono portare avanti queste misure, perché la semplificazione significa una cosa: proporzionalità tra l'adempimento richiesto e la dimensione e l'attività del soggetto che svolge l'impresa. Allora, noi su questo stiamo lavorando. Io mi auguro, e faccio appello qui alla collega Giannini, che stimo, che voglio bene e che so essere particolarmente sensibile anche in questo settore. Noi abbiamo presentato, oltre al decreto legge del fare, non sto qui a dire le misure, anche perché con Union Camera abbiamo fatto un accordo e abbiamo mandato su posta certificata, su posta elettronica certificata, a 4 milioni di imprese associate la guida online del decreto del fare sulle semplificazioni, quindi stare qui a ripetere le cose mi sembra anche un po' noioso. Però noi, oltre a questo, abbiamo presentato un pacchetto ulteriore di misure di semplificazione che è in atto e all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Sono stati presentati gli emendamenti, sono già passati al vaglio
dell'ammissibilità e dell'inammissibilità, più o meno inspiegabilmente è tutto fermo lì. Io so di sfondare una porta aperta, per questo mi sono permesso, Stefania, di farlo. Penso che noi dobbiamo portare a compimento quel pacchetto di misure, perché là dentro ci sono anche le proposte di Confimpresa, ci sono le proposte di Rete Impresa Italia, ci sono le proposte dei professionisti, ed un pacchetto ulteriore il governo si è riservato di presentarlo proprio se si sblocca la discussione parlamentare su questo tema. Certo, poi c'è un'altra questione, e qui la dobbiamo dire con chiarezza. Se noi vogliamo realmente avere un'amministrazione più efficiente, noi dobbiamo cambiare la Costituzione e dobbiamo stabilire che lo Stato fissa i livelli essenziali di semplificazione amministrativa. Le regioni e gli enti locali mantengano la loro autonomia, ma per semplificare di più e non per complicare, perché non è più possibile, questo vale per lo Stato e vale per tutti, che le imprese nel nostro Paese o le imprese che vengono ad investire nel nostro Paese debbano dotarsi di 100 avvocati e 10 operai, perché devono conoscere la legislazione europea, la legislazione statale, la legislazione regionale, la normativa regolamentare delle province e dei comuni, e forse anche, se ci sono, delle comunità montane. Io non penso che lo svantaggio competitivo che le nostre imprese pagano per costi indebiti e tasse occulte, oltre quelle evidenti che sono legate all'aggravamento dei procedimenti amministrativi, possono più essere tollerati in questi termini. Il governo sta facendo la sua parte, la fa con responsabilità. Io porterò in Consiglio dei Ministri una relazione con un'operazione verità anche sulle norme che in materia di semplificazione non hanno funzionato e le ragioni per le quali non hanno funzionato. Ne cito tre e concludo, e chiedo scusa se sono stato lungo. La prima è quella sulle zone a burocrazia zero. Le zone a burocrazia zero, noi abbiamo norme sulle zone a burocrazia zero, sono state fatte tre norme nell'arco degli anni. L'ultima è anche nel decreto del fare. Bene, queste norme prevedono una cosa, il coinvolgimento di tutti gli attori del procedimento amministrativo, e tutti gli attori del procedimento amministrativo non sono solo lo Stato o, per lo Stato, il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli attori del procedimento amministrativo sono il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Pubblica Amministrazione, che devono promuovere e definire le convenzioni. Ma sono i comuni interessati, le province interessate, le regioni interessate, le camere di commercio interessate, le associazioni imprenditoriali interessate, che devono individuare, rispetto ad un progetto di sviluppo di natura economica, quali sono gli adempimenti necessari e quelli invece che devono essere derogati da un'apposita convenzione. Ma, come ha detto chi mi ha preceduto autorevolmente il suo intervento, se nessuno fa questo lavoro di programmazione, che è un fatto culturale, che dà l'idea di un modello e anche delle esigenze, le cose dall'alto non calano mai. E poi c'è un altro limite, che con la convenzione non puoi derogare, come è noto, a una norma di legge. Quindi non è che possiamo, se una norma di legge prevede un'autorizzazione, noi con una convenzione nelle zone a burocrazia zero non la possiamo derogare. Quindi questo è uno degli aspetti critici. L'altra questione riguarda i controlli. C'è una norma importante che è stata introdotta nel 2008, e che prevedeva l'obbligo del cosiddetto ne bis in idem. Io ti faccio un controllo per tutelare determinati interessi, lo faccio in via capillare, sarà fiscale e fiscale, sarà sanitario e sanitario, ma finisce là, lo fa un solo ente, lo fa una sola volta, la partita si chiude lì. Questa norma non è stata attuata, e non è stata attuata perché anche qui, se noi pensiamo di affidare a chi poi fa i controlli il compito di tagliarsi le mani e la testa, andiamo fuori strada, e quindi ci vuole una decisione forte del governo su una proposta forte che io porterò in questa direzione. La terza ed ultima riguarda le cosiddette liberalizzazioni. Noi abbiamo tante norme che sono state introdotte dal 2008 ad oggi che dicono, e come dire, codificano un principio comunitario. Tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito.
non ci può essere alcuna attività amministrativa che può ostacolare il libero esercizio di un'attività imprenditoriale, salvo che non ci sia un interesse prevalente per la sicurezza pubblica, la sanità o l'igiene, il paesaggio, quello che è. Bene, queste norme sono state fatte, dopodiché la Corte Costituzionale o le ha bocciate o ne ha limitato gli effetti, perché pur essendo norme statali che tutelano la libera concorrenza e quindi un principio comunitario ed una norma costituzionale che dice che questa è competenza esclusiva dello Stato, poiché noi abbiamo un sistema di ripartizione delle competenze per materie fra Stato e Regioni, nell'ambito delle materie in cui interviene questo principio la competenza resta sempre regionale. Quindi anche questa norma, che sarebbe, come dire, l'uovo di Colombo, perché ci esimerebbe dal dover andare a fare il censimento di ogni procedimento amministrativo per dire questo va bene, questo non va bene, togliamo questo parere, sopprimiamo questo dirigente, faccio per dire, ogni tanto ce ne viene anche voglia, e così via, anziché andare a fare questo lavoro noi avremmo già deregolamentato il sistema amministrativo riducendone il perimetro in tempo reale. Per cui se noi non cambiamo il sistema costituzionale di esercizio delle funzioni amministrative, noi faremo delle cose positive, ma non risolveremo definitivamente il problema, altrimenti continueremo a prenderci in giro. Io penso che questa è la strada che noi abbiamo davanti. In 8 mesi di governo non so se abbiamo fatto poco o molto, quello che abbiamo fatto con onestà, con sincerità e con concretezza. Intendiamo, per quello che ci sarà dato, di continuare a farlo nello stesso modo, perché penso che questo sia il modo migliore per evitare di continuare a raccontare chiacchiere agli italiani. Penso che la collaborazione, Guido, che abbiamo sviluppato debba proseguire, perché quei tavoli non si chiudono, sono permanenti e continuano, perché l'obiettivo è comune e speriamo di portarlo a compimento. Grazie e buon lavoro. Grazie.